conquiste dell'autarchia. Forse non tutti gli italiani sanno che in provincia di Bolzano esistono all'incirca una cinquantina di allevatori di volpi argentate, che per bellezza possono gareggiare con le migliori di produzione straniera. Questo è l'allevamento di Collalbo, con alcune ghiottonerie, soprattutto fichi secchi, le volpi recalcitranti sono chiamate a portata dell'obiettivo. La volpe argentata è ormai un nuovo animale domestico, nasce, cresce e si riproduce in gabbia, anzi è accertato che le pellicce prodotte dagli allevatori sorpassano in bellezza e qualità quelle fornite dai cacciatori e che quelle allevate in Alto Adige hanno battuto quelle del Canada in un mercato di pelli tenutosi recentemente a Londra. Nel mezzo dell'allevamento si vede una torretta e l'osservatorio dal quale l'allevatore può sorvegliare i suoi animali senza essere visto. Quest'anno gli allevatori della provincia di Bolzano hanno fatto l'ammasso e la vendita all'asta collettiva della loro produzione annuale. Sua Altezza Reale, la Duchessa di Pistoia, ha visitato la mostra e si è compiaciuta con gli organizzatori e gli allevatori. La mattina della vendita i pellicciai hanno potuto esaminare la merce esposta in vendita e fare la scelta e le osservazioni del caso. I prezzi di queste pelli di volpe si sono aggirati intorno alle 2.000 lire di media, con massimi di 2.375 per gli esemplari più belli, e l'incasso totale ha superato il 500.000 di lire. L'Italia importava 50.000 volpi argentate l'anno. In vista dell'autarchia, questa importazione voluttuaria è stata fortemente ridotta e non è lontano il giorno in cui potrà cessare del tutto. Thank you.